Hildegard von Bingen, Santa Hildegarda, una santa tedesca vissuta intorno al 1100, santa ma anche dottoressa della Chiesa, come l'ha nominata Papa Benedetto nel 2012, perché era una grande esperta di erbe e non solo. Una santa molto legata alla nostra città, perché nella nostra biblioteca c'è uno dei tre libri dove sono raccolte manoscritti rarissimi le sue visioni. A Santa Hildegard von Bingen è dedicato il documentario di stasera nell'ambito della nostra Viver Lucenze. Ringraziamo naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha dato questo indirizzo e Abramo Rossi. Mi chiamo Celeste Canali, ho 22 anni e sono diplomata al liceo artistico musicale Passaglia di Lucca. Sono mamma di Calliope che ha 2 anni e attualmente studio al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Spesso mi sono interrogata su cosa sia la musica, anzi, è la domanda che muove la mia curiosità sin da quando sono piccola. Ho sempre pensato alla musica come si osserva un orologio. Un insieme di ingranaggi, dalle rondelline incastonate tra loro in un unico organismo, di cui l'osservatore carpisce solo ciò che gli è utile, l'ora. Dalla musica, quindi, l'uomo estrapola ciò che gli serve, senza comprendere appieno cosa stia ascoltando o i pensieri che una successione di suoni, matematicamente parlando, provoca in lui. Sa solo cosa prova. Emozioni, una moltitudine, si rovesciano nell'uomo tramite l'ascolto. Un insieme di regole precise, di ingranaggi appunto, utile all'uomo per vivere. Sì, perché il genere umano per vivere bene ha bisogno di comunicare e da che il mondo ne abbia ricordo lo si fa tramite il suono, il ritmo dei passi sulla terra, proprio come il ticchettio delle lancette, il respiro labile o pesante, il battito cardiaco, il sospiro imponente di tutto ciò che ci contiene, la musica mondana. Il Medioevo è, come dice la parola stessa, un periodo nel mezzo a qualcosa di più famoso, di più considerato più importante. È nel mezzo alla storia di Roma, dell'Impero Romano e al cosiddetto Rinascimento, cioè a quel periodo, nel quale si approda verso nuovi modelli di società. Eppure il Medioevo, periodo ingiustamente trascurato, additato come un periodo buio, è un periodo fondamentale per capire ciò che lo precede e ciò che ne consegue. Il Medioevo ci trasmette la cultura classica attraverso gli ordini monastici e questa trasmissione della cultura classica sarà il fondamento del pensiero, della filosofia e dell'estetica del cosiddetto Rinascimento e dell'umanesimo. Anche in ambito musicale succede questo. Al Medioevo dobbiamo la nascita della scrittura della musica, la nascita del rigo musicale, la nascita di un nuovo modo di fare musica e soprattutto la nascita di un nuovo modo di trasmetterla. Si passa dalla tradizione orale alla tradizione scritta. E senza il Medioevo tutto questo non sarebbe stato possibile. Studiando ho scoperto la visione che le donne e gli uomini medievali avevano della musica. La musica si fa donna, incarnata in tre dame, a partire dalla musica delle sfere celesti, la musica umana, fatta dall'uomo per Dio. La musica instrumentalis, con la costruzione di strumenti in grado di emettere suoni e l'uso della voce, il nostro strumento naturalis, donatoci dal cosmo.
Leggendo tutto ciò mi meraviglio. Il mio cuore si riempie di armonie nuove ed i miei occhi curiosi si spalancano, finché ad un certo punto si soffermano su un nome: Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen è una figura fondamentale non solo della storia della musica, ma della storia medievale, della storia del pensiero medievale. Innanzitutto perché è una donna e sappiamo bene che l'essere donna a quel tempo non consentiva grossi spazi, soprattutto in ambito culturale, in ambito filosofico. È una donna di un'eccellente famiglia, quindi una donna che può formarsi, è una donna che può porsi delle domande, una donna, a differenza di tutte le sue contemporanee, è una donna che può vedere il mondo con occhi diversi. E questi occhi diversi si ripercuotono in un aspetto che le sta molto a cuore, l'aspetto del linguaggio. La Chiesa Cattolica la riconosce come patrona degli esperantisti, cioè coloro che tentarono la scrittura di un nuovo linguaggio che fosse condivisibile a tutto l'universo. Hildegard von Bingen questa operazione cerca di farla nella musica e cerca di concepire una serie di concetti sonori e musicali che siano comprensibili a tutti, che riescano a conciliare una grande diatriba medievale, l'aspetto umano, l'aspetto delle sfere celesti, l'aspetto della divinità, cioè come premonizione di un mondo nuovo e di un nuovo modo di concepire la musica e il suo rapporto con l'uomo e con la storia. Una monaca del 1100, leggo, cui studia il pensiero di teorici del suo tempo e vi si lega la musica umana come unione armonica tra uomo e Dio. Una donna mezzo d'amore, di gioia, di cui fare pieno il mondo tramite il canto. L'uomo deve vivere bene, in armonia nel suo spirito, come nel corpo, per poter pregare bene e così cantare. Ciò è possibile solo se l'uomo è in stretta relazione con la natura, ciò che lo ha creato. Hildegard, quindi, ci invita dunque a non dimenticare il nostro luogo di provenienza, le nostre radici, perché è solo qui che ritroveremo la bellezza dell'unione con l'universo. Che pensiero attuale e antico, penso. Una donna monaca, mistica, studiosa di musica, astrologia, scienze curative e chissà cos'altro, ci aiuta tutt'oggi a comprenderci da ogni punto di vista. Il suo manoscritto, Liber Divinorum Operum, attualmente presso la Biblioteca Statale di Lucca, è l'unico manoscritto dei tre sopravvissuti al mondo che sia miniato, e tra le varie miniature c'è proprio la santa che osserva, ritratta durante le sue visioni rivelatrici. Ho quindi la possibilità di confrontarmi con una tale imponente figura. C'è solo una cosa da fare, quindi, conoscerla. C'è una cosa che mi incuriosisce: come abbia fatto un manoscritto così importante a giungere dalla Germania fin qui. Possiamo supporre che sia arrivato a Lucca durante il suo trasferimento presso gli uffici della Santa Sede di Roma per aprire la procedura di beatificazione. Il manoscritto venne custodito nella Biblioteca dei Chierici della Madre di Dio, fondata dal farmacista lucchese Giovanni Leonardi, profondo conoscitore delle erbe medicinali.
Questa legge del 1866, del 3 luglio, produce la soppressione di enti religiosi e i beni vengono incamerati dallo Stato. Fra questi beni ci sono anche le biblioteche claustrali. In provincia di Lucca sono soppressi diversi enti religiosi, monasteri, le cui biblioteche naturalmente vengono messe a disposizione soprattutto degli enti locali, dei comuni. E laddove i comuni non sono in grado di riceverle o rifiutano, finiscono alla Statale di Lucca, alla Regia Biblioteca Governativa di Lucca. Allora, i processi devolutivi attuati in provincia di Lucca sono analizzati in un saggio che ho recentemente pubblicato su una rivista, Studi Francescani, il numero 1 e 2 del 2024, quello che ho adesso in mano, e sono analizzati tutti i processi devolutivi che si attuano in provincia di Lucca, in particolare i casi della biblioteca claustrale del convento di San Francesco di Borgo Ammozzano, delle biblioteche claustrali di Pescia, i minori osservanti di Colleviti, e della biblioteca claustrale di Camaiore. Poi naturalmente vengono prese in esame dettagliate anche tutte le altre devoluzioni, fra cui quella che ha condotto il libro dell'Ildegarda nella Statale di Lucca. Questo libro, che si conserva nella biblioteca, probabilmente apparteneva a Giovanni Domenico Manzi, grande arcivescovo di Lucca, cultore di libri, collezionista, eccetera. I Chierici della Madre di Dio, come Giovanni Domenico Manzi, è una biblioteca ricchissima. Questi chierici sono cultori, studiosi, appassionati della ricerca storica, dell'approfondimento della teologia, eccetera. Quest'opera probabilmente si trova lì in questa biblioteca collezionata da Giovanni Domenico Manzi, dall'arcivescovo, perché riconducibile al pensiero, alla vita, alla tradizione di San Giovanni Leonardi. Giovanni Leonardi è un farmacista, conosceva le erbe, conosceva le spezie, la cura che veniva somministrata attraverso le porzioni di erbe. Ho capito che questa donna è immensa, la sua opera è incredibile. Questo codice è arrivato a Lucca. Anche io compirò un viaggio, ma tornerò alla fonte. Andrò in Germania, voglio incontrare Ildegarda nei suoi luoghi. Il canto e la musica sono il linguaggio dell'anima, in cui soffia lo spirito. Ed è nel giubilo della lode incessante che tutto ritrova l'armonia, raggiungendo il punto più alto della concordia, nella sinfonia che unisce le polarità di terra, cielo, anima, corpo, presente, eternità. Nel canto c'è la lingua degli angeli. Ildegarda era la decima figlia di Ildebrando e Matilde ed era nata in Renania nel 1098, al centro del Sacro Romano Impero, nell'area intorno all'attuale Francoforte. Quando aveva circa 8 anni fu donata al convento di San Disibodo, fondato sulla confluenza del fiume Nae con il Glan, secoli prima da un frate pellegrino irlandese, San Disibodo. Qui, tra dolci pendii e floridi vigneti, oggi è possibile vedere i resti di ciò che fu. Dove il suo bastone, piantato in terra, metteva le foglie e dove una cerva bianca scavava con le zampe in terra una fonte di fresche acque
e dove si univano i fiumi. Me la immagino da bambina, con la manina piccola piccola che stringe la mano più grande, quella del padre di Hildegard, mentre scendono insieme da cavallo salito in fretta tra la vegetazione. Lei è una bambina indipendente. Qui incontra Jutta, badessa e nobildonna aristocratica, che sarà la sua magistra. Qui c'erano le celle per trascorrere la notte, il locale per i lavori manuali, la latrina, il locale adibito a dispensa, la cucina e il cortile per la coltivazione delle erbe officinali per sé e per gli altri. Spesso il monastero era anche un ospedale o comunque un albergo per il pellegrino. C'erano due porte importanti, quella che dava sull'interno della chiesa, dalla quale le donne potevano assistere alla funzione religiosa, e a quella che dava sull'esterno, da cui arrivavano le derrate alimentari e si tenevano i contatti con il mondo esterno. C'è pace qui, c'è silenzio, e il tempo scorre lento, mentre gli anni trascorrono, e Hildegard cresce proprio tra il verde di quei boschi e lo scorrere incessante di quei fiumi, la Viriditas. O nobilissima Viriditas, che hai radici nel sole, e che riluci nella veste bianca della serenità, sulla ruota che nessuna estensione terrena contiene, circondata dall'amplesso dei divini misteri, risplendi come la rossa aurora e ardi come la fiamma del sole. La Viriditas è tutto ciò che ci circonda. Hildegard apprende da Jutta, proprio qui dove mi trovo adesso, le arti della medicina, ed infatti in quegli anni chi possedeva la conoscenza nell'uso delle erbe era in grado di prendersi cura del corpo, oltre che dell'anima. Hildegard de Bingen rappresenta un modello, un esempio a cui ispirarci. Mi viene in mente come ad esempio nelle scuole tedesche, logicamente, ma anche in quella svizzera austriaca, si faccia spesso menzione, si studiano quelle che sono le sue ricerche e si vanno scientificamente, frequentemente ad avvallare, certificando come le sue suggestioni, le sue idee fossero effettivamente sensate. Ma tutto nacque in un'epoca in cui non c'era chiaramente il microscopio e probabilmente nemmeno le conoscenze che abbiamo oggi. Quindi Hildegard de Bingen è stata veramente un modello, ripeto, un modello da imitare, e il fatto poi che fosse una donna aggiunge secondo me anche maggiore valore a quella che è la sua figura. È il 1141, Hildegard ha 42 anni e 7 mesi, quando ha una delle sue visioni. Hildegard è lucida e vigile, come tutte le altre volte. Le accade da quando è bambina, e anche questa volta è sveglia, non cade in trance, e una voce le impone di rivelare al mondo ciò che lei sa. All'inizio Hildegard cerca di prendere tempo, non se la sente di esporsi, ci gira intorno, poi di questa stessa indecisione sembra ammalarsi, fino a che prende in mano lo stilo e scrive. E scrivendo guarisce, e ciò che scrive infiamma subito l'attenzione del mondo. Scivias, il suo primo libro. Bernardo di Chiaravalle ed il Papa Eugenio III approvano le sue visioni, che diventano pubbliche, e lei è di fatto la prima profetessa autorizzata dal Papa nella storia della Chiesa. Hildegard ha una visione, proprio come la ebbe San Disibodo, e questa visione le dice di fondare un monastero femminile, staccandosi dalle pertinenze di quello maschile. Il monastero della visione dovrà essere fondato a Bingen, è Ruppersberg, nel 1150. Oggi è sede di un museo, perché il monastero venne completamente distrutto nel 1632. Quando ho fondato Ruppersbach, il primo monastero femminile, l'ho fondato alla confluenza dello stesso fiume Nain con il Reno, e il secondo monastero è stato quello di Eibingen, sull'altra sponda, sul versante opposto.
1163 Hildegard fonda il secondo monastero sulla riva opposta del Reno, quello di Eibingen, e mentre il primo accoglie fanciulle di nobili origini, questo è destinato alle bambine donate al convento, che si sottraggono così ad un destino di schiavitù, o peggio, di prostituzione, che era comune alle bambine provenienti da famiglie indigenti. Non ci sono ponti in quel tratto di Reno, e allora Hildegard, per recarsi da un monastero all'altro, naviga il Reno in barca, due volte a settimana, percorrendo il tragitto da Eibingen a Rupersberg e viceversa. Del resto lei, come dice di se stessa, è un ponte. Sono come un ponte, tra cielo e terra. La percezione che ho in terra da sveglia della realtà celeste mi trasforma in ponte tra due mondi che sono divisi solo perché per l'uomo è difficile ascoltare sempre Dio. Giungeranno tempi in cui le donne, per conseguire la santità, dovranno spogliarsi della loro natura. Ma i tempi cambieranno. Si chiederà alle donne di dimenticare il corpo, vedendo in esso poco più dell'impaccio di una scorza. Come dice Aristotele, che la deformità della donna non fa parte dell'ordine naturale delle cose. Il santo tanto più sarà innalzato quanto più si distaccherà dalla gabbia delle viscere. Le donne sante diventeranno pneumi. Dio, invece, che ama in ogni cosa la discrezione e l'armonia, non ha creato l'anima perché stesse a sospirare, ma affinché albergasse nel corpo, come l'ape nella sua arnia di miele. Ma questo mio intendimento non avrà fortuna nei tempi a venire, in cui alla discrezione si preferirà l'eccesso e alla misura la vertigine. La donna che entrava in monastero entrava in una condizione di privilegio. Dobbiamo pensare che a quel tempo le donne non sapevano la maggior parte leggere e scrivere e avevano bisogno di una figura maschile detta Mondualdo, che era come un protettore. Non potevano né vendere, né comprare, né testimoniare, né ereditare senza il consenso di questo Mondualdo. Invece, entrando in un monastero, avrebbero imparato le sacre scritture, il greco, il latino e poi sarebbero state avviate verso le mansioni del monastero in base alle loro attitudini, per cui ci sarebbe stata la figura dell'infermiera che curava i malati, ci sarebbe stata la figura dell'economa che controllava la contabilità del monastero, ci sarebbe stata la formaria che formava le novizie. E non dobbiamo dimenticarci le oblate. Le oblate erano bambini o bambine donati al monastero che, se la famiglia era in condizione di povertà, erano sottratti sia dalla vendita come schiavi sia dalla prostituzione. Oggi, nel terzo millennio, è molto complicato stabilire realmente cosa ci abbia lasciato Hildegard con i suoi studi, le sue visioni, ma soprattutto le sue intuizioni. Una cosa è certa, la Sibilla del Reno ha dato alla musica, come alla farmacopea e alla religione, un contributo fondamentale fino ai giorni nostri. Il Medioevo musicale è un periodo che vede attualmente una grande riscoperta. Perché è un mondo per noi che appare minimale, è un mondo che appare essenziale e quindi c'è una grande riscoperta, una nuova attenzione verso questo modo di fare musica. L'esperienza di Hildegard von Bingen sicuramente è una delle più fortunate per quanto riguarda la valutazione, però
è difficile dire se lo è perché per la qualità dei suoi scritti oppure per una vicenda biografica sua personale che non ha nessun precedente nella storia. Il De Garda è importante per me, ma anche per tutti direi i miei omologhi, soprattutto per la classificazione, perché già ai suoi tempi tentò una classificazione. Certo, siamo molto prima della nascita del lavoro del Linneo, 1753, ma il De Garda aveva dato un ordine alle piante e se ne possono riconoscere alcune che ancora vivono nella nostra geografia e soprattutto nella geografia dei suoi luoghi, quelli nativi e quelli del suo lavoro, la Germania soprattutto. E allora il luppolo, Humulus lupulus delle cannabace, ma non solo, l'agrimonia eupatoria delle rosacee, ovviamente la classificazione per famiglie e questi nomi ancora non erano da lei stati utilizzati, ne usava dei propri. E allora possiamo dire che a molte piante oggi rinvenibili sul nostro territorio il nome monacale lo abbia dato proprio lei in quel contesto storico, geografico, ambientale. Il De Garda è stata anche dunque, come vedete, una classificatrice di elementi botanici che oggi conosciamo con la lingua del Linneo. Hildegard von Bingen è stata quindi medico e musicista. Compone e scrive ben 77 brani tra responsori e sequenze, raccolte nella sinfonia Harmonia Celestium Revelationum. 82 melodie che descrivono la vittoria dell'anima sul diavolo attraverso le virtù in una lotta antica e moderna. È autrice di quella che viene considerata la prima rappresentazione sacra del Medioevo, l'opera Ordo Virtutum. Scrive anche opere a carattere enciclopedico, come Fisica e Cause e cure dell'infermità, o il Libro delle Gemme, dove si sofferma a osservare il mondo animale, vegetale e minerale in modo scientifico. Importante è la sua opera teologica, divisa in tre libri, Scivias, Liber Vitae Meritorum e il libro Divinorum Operum. Il 7 ottobre 2012, Santa Hildegard, forse in clamoroso ritardo, è stata proclamata da Papa Benedetto XVI, dottore della Chiesa. Sì, dottore della Chiesa vuol dire che la Chiesa riconosce nell'insegnamento di quella figura qualcosa che vale per tutti, non è solamente legato a un particolare periodo, a una particolare esperienza, ma a un valore universale e perenne. È molto importante che sia un'altra donna ad avere questo titolo, perché vuol dire che il magistero, inteso come funzione del corpo ecclesiale, non è qualcosa legato alla gerarchia o alle figure maschili, ma è qualcosa che appartiene ai battezzati. Allora è molto importante questo, e sicuramente c'è una sensibilità femminile che è molto, direi, preziosa, perché arriva a percepire delle dimensioni dell'inesauribile mistero divino proprio a partire dalla peculiare, insomma, modalità di pensare, di vedere e di sentire che appartiene alle donne e non agli uomini. Hildegard continua a chiamare, continua a chiamarci da tutte le parti del mondo e lo fa attraverso i suoi testi, attraverso le sue immagini, un'eredità forte e universale che continua a chiamare uomini, donne, artisti, religiosi, che non fa distinzione ma parla attraverso la voce chiara e precisa, una voce che non ammette replica a tratti perché è vera e racconta di un sapere antico, di un sapere moderno. Una disciplina, quella della musica, della medicina, della conoscenza, delle proprietà universali presenti in tutti gli elementi minerali, vegetali e animali. Un mondo scibile che lei ha affrontato con un'intelligenza profonda e viva, dedicando la sua vita alle donne, ad una comunità femminile forte e coesa che ha portato avanti con grazia e forza, difendendo prima di tutto e a tutti i costi l'armonia e la vita. Dunque, io sono la forza di fuoco che segretamente riposa in tutto questo. Tutto arde grazie a me, come il respiro tiene incessantemente in vita l'uomo e come nel fuoco si leva una fiamma accesa. Tutto ciò vive nel proprio essere. In questo non vi è morte, perché io sono la vita.
È tutto per questa puntata, abbiamo conosciuto meglio questa monaca benedettina legatissima alla nostra città. Vive Lucenze, torna la prossima settimana.